Bella a tutti, regà, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video per la notizia dell'ultima ora. Allora, però prima di parlarne, io vi ricordo che stasera, non so bene verso che ora, però più o meno per le 9, 9 in quarto, sarò in live su Twitch. Qua sotto trovate il link in descrizione sia del mio canale Twitch sia del mio profilo Instagram, dove saprete precisamente il secondo in cui andrò in live e soprattutto del mio canale Telegram, dove lì pubblico i video e quando vado in live. Quindi, se volete rimanere aggiornati, mi raccomando, trovate tutti i link qua sotto. Passiamo alla notizia del giorno, ovvero il Ciolito non è più un giocatore del Cagliari, perlomeno per quest'anno, perché andrà al Verona in prestito con diritto di riscatto, prestito oneroso di 1 milione, quindi il Cagliari incassa 1 milione che per quella che è la situazione finanziaria delle squadre sono soldi che fanno molto molto comodo e il diritto di riscatto è fissato a 12 milioni. Io credo sia un diritto senza nessun obbligo legato a qualche clausola, credo che sia semplicemente e solo diritto di riscatto. Io ho visto che molti sono contenti, che capelli c'ho, vabbè. Molti sono contenti della cessione di Simeone e lo capisco, scusate, ma mi accendo il ventilatore perché fa veramente caldo. Io capisco che molti siano contenti per la cessione di Simeone, penso sia assolutamente normale. Io la vedo un po' come una sconfitta personale, perché io su Simeone ci puntavo e ci credevo. Però siamo arrivati ad un certo punto in cui si è capiti che questo ragazzo, secondo me, le potenzialità, volendo, ce le ha pure, ma è veramente troppo incostante. Molto, molto, molto incostante. Infatti, l'anno scorso, all'inizio della stagione, è esploso. Ha fatto, se non mi sbaglio, tipo 6 gol nelle prime 6-7 partite. Dopodiché è sparito dai radar. È chiaro, c'è stato anche il Covid di mezzo, nessuno glielo toglie. Anche Nandez, dopo che è tornato dal Covid, era l'ombra di se stesso o del giocatore che era. Però non è mai riuscito a sbloccarsi, o meglio, ci è riuscito segnando un gol contro la Juve, tra l'altro, ma da lì in poi le prestazioni rimasero comunque negative e soprattutto prive di gol, cosa che per un attaccante, a occhio e croce mi sembra la cosa più importante. È una manovra di mercato, secondo me, azzeccatissima, perché va cambiata la prima punta. Pavoletti, nel caso, non credo sia l'uomo più adatto per puntare a fare tutto un campionato su di lui, lo vedo più come sostituto. E quindi sorge un problema. Al momento attuale noi non abbiamo una prima punta con cui poter giocare titolare. Si parla di Scamacca, si vocifera che Scamacca possa arrivare visto che era destinato al Verona. Staremo a vedere, io me lo auguro, però non mi sento di escludere che non arriverà nessuno. Non mi sento di escludere questa opzione. Perché là davanti, mi è da piagne solo a dirlo, lasciando perdere João Pedro, abbiamo Pavoletti e Seterre. Seterre che ancora non è stato ceduto perché non ha mercato, e con ovvi motivi, perché è un giocatore che tra Pescara e Chievo credo abbia fatto meno di 10 gol in 2 anni. Un giocatore che fa della possenza fisica la sua forza, ma che è totalmente inadatto alla Serie A o al calcio italiano. O meglio, è inadatto al Cagliari. Io non mi sento di scartare l'opzione che quest'anno ci faremo perlomeno fino a gennaio con queste due punte, che sono una peggio dell'altra. Quindi non lo so, io spero in Scamacca anche perché è stranamente una prima punta fisica che a me piace. Non sono un amante delle prime punte fisiche, però
Scamacca, come caratteristiche, prendete con le pinze il paragone, è più simile a Simeone che a Pavoletti. Nel senso, Pavoletti fa deve fa il gioco sporco e colpi di testa e poi il giocatore finisce lì perché non ha altre caratteristiche. Simeone invece faceva più schifo in tutto, però sapeva fare più cose rispetto a Pavoletti. E Scamacca ha questa dalla sua, senza contare che ha anche la fisicità. Quindi potrebbe essere molto importante per quanto riguarda i calci piazzati. Potrebbe essere, speriamo, il nostro finalizzatore oltre a João Pedro. Abbiamo uno che anche sul rinvio del portiere può fare il gioco sporco come fa Pavoletti, cioè le sponde, può fare il gioco sporco. Potrebbe essere colui, quello che su Football Manager viene chiamato centravanti boa, no? Colui che cerca di far venire su di sé i propri difensori, e non fraintendete la frase. Per far andare in contropiede qualche altro giocatore, quindi gli esterni o João Pedro stesso, secondo me ti offre molte più potenzialità nella manovra offensiva, Scamacca. Però staremo a vedere, perché al momento attuale è ancora un giocatore del Sassuolo. E niente, ragazzi, detto questo, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!